sapevate che praticare l'allegria allunga la vita? E noi la pratichiamo. E se la pratichiamo, guardate che meraviglia! Sono qui con parte della corazzata Potemkin, tutta al femminile, che mi sono portata dietro dalla prima parte di Tada. Mannaggia a voi se non l'avete vista, perché oggi davvero è stata una puntata fatta di quote rosa, tutta al femminile. Al femminile perché sì, c'è una ricorrenza che in Italia è quella dell'8 marzo, che è appunto la festa della donna, anche se devo dirvi la verità, non mi è mai piaciuto parlare della festa della donna solo questo giorno. La donna va celebrata tutti i giorni, è retorica, è banale dirlo, ma è proprio così, sotto ogni sua sfaccettatura. Perché la donna, comunque sia, piccole, grandi o medie battaglie, è comunque una guerriera. E qui, ragazze, di guerriere ce ne abbiamo tre. Io sono un po' un ufficialino buttato lì. Ma insomma, eccoci qua con la dottoressa, aiuto, Elisabetta Surrenti, eccola qui. Poi abbiamo lei, che è Stefania Giannini, e poi abbiamo Martin Markovic. Sì. Belga. Sì, vero? Se suffice, compri. Allora, qui parliamo anche francese oggi, siamo sottotitolati tutte le lingue. No, scherzo. Con queste meravigliose creature, che poi parleremo un po' di un pizzichino della loro storia di vita, giusto un pizzichino, come un pizzichino di sale, siamo qui a cucinare un qualcosa di buonissimo, va bene? E che fa molto bene, Doc. Vero, sì, Doc? Non a caso. Non a caso, perché noi siamo andati dietro al peso delle emozioni, certo, che è questo libro meraviglioso che racconta storie particolari e tutto il fil rouge che lega il concetto del mangiar bene, dello stile di vita sano, a concetto di prevenzione, cura, naturalmente della nostra salute, soprattutto in un percorso come quello oncologico, per cui mangiare bene è fondamentale, perché anche le cure funzionano, e queste due signore meravigliose lo sanno molto bene. Queste due signore sono due guerriere, come lo chiamate qui, due supereroine, perché loro hanno combattuto contro quel malaccio oscuraccio, brutto, che fa tanta paura, però non così tanta da impedire alla speranza non solo di vincere, ma anche di manifestarsi in tutta la sua meravigliosa natura in quattro lettere, che si chiama vita. È vero o no? E allora noi, con allegria e con entusiasmo, cuciniamo la zucca gialla. Ma prima il listone degli ingredienti, se no qui che stiamo a fare? Perché voi da casa vi potete divertire a rifarla. Ingredienti che poi trovate tutte nel libro, vero? Sì, certo. Ecco, certo. Elisabetta, spiega un attimo, prima che io inizi a leggere. Il nostro libro nasce da un percorso di gruppo nel quale il tema era quello di legare il cibo alle emozioni. Ovviamente un cibo che avesse una valenza emotiva, e quindi ognuna di loro ha portato il proprio piatto che contemporaneamente potesse avere anche una valenza di un corretto stile di vita. Quindi non a caso oggi abbiamo scelto la zuppa gialla, la zuppa di zucca gialla, perché allora innanzitutto il colore, e già il giallo e l'arancio è un colore che dà energia, che dà allegria. E no? Noi la pratichiamo e quindi la cuciniamo. La cuciniamo anche. È un vegetale che è ricco di vitamina A, di vitamina E, quindi sono tutte vitamine antiossidanti, e quindi fanno bene alla pelle, fanno bene all'occhio. E è un vegetale che ha pochissime calorie, e quindi anche questo aiuta. E lo cuciniamo velocemente, e anche questo aiuta le donne, perché siamo sempre di corsa, abbiamo sempre fritta. Diciamo che è una cucina equo e funzionale. Esatto. E allora, ingredienti: 500 g di zucca gialla, un porro, un cucchiaio di paprika dolce, un litro di brodo, quindi brodo che si fa e non si usa il dado, mi raccomando, due fette di pane raffermo, parmigiano quanto basta, formaggio groviera, buono, sale, olio, aroma, rosmarino. Ah sì, il rosmarino ha importanti proprietà. Importanti, innanzitutto ha la proprietà di aumentare il tono dell'umore, e quindi è l'erba della gioia di vivere. Evviva, evviva, evviva! E noi di gioia di vivere ce ne abbiamo tante, è vero o no, Martin? Sì, certo. È vero o no, cara mia? Sì, sì. Sì, dice, ora siamo qui a cucinare. Da che cosa si comincia? Chi comincia di voi due a raccontarmi cosa fa? Allora, comincerei a tagliare adesso il porro a fettine, lo faccio rosolare,
taglio a pezzettini. Vai, la vai, zucca, che fai? Posso fai. Andare? Sì. Fai e racconta cosa stai facendo, sì, come certo. Se fossi una cronista. Ecco, certo, sì. Inizio a fare i cubettini di pane. Allora, lei fa i cubettini di pane, raffermo, guarda, sì, l'associazione guarda. Ci abbiamo oggi. Quelle due chiacchiere ne basta, siamo io e te. Esatto. Ora ci tirano anche una mestolata. No, dobbiamo stare attenti. Però hanno il coltello in mano. Hanno il coltello dalla parte del manico. Sì. O per bacco. E allora? Mettiamo un po' d'olio. Nella accendiamo qui? Accendiamo, sì. Quanto metto? Ma 4-5, va bene. 4-5. Sì. Lo metto già per il pane, Stefania, allora. Sì, grazie. Ecco, poi voi siete diventate amiche, no? Da questa esperienza. Sì. Cioè, come potete vedere, dal brutto talvolta le cose belle che nascono. Sì. Sembra paradossale e forse non è magari di conforto nell'immediato chi vive un momento un po' brutto della propria esistenza, ma guardate la potenza dell'amore e del sentimento buono. Nasce anche laddove sembra impossibile che nasca qualcosa di buono. E perciò da una cosa brutta come quella della malattia oncologica, sì, che va a colpire poi una parte di noi donne che ci identifica come tali, che è quella del seno, certo, guardate che meraviglia che nasce, perché sono nate delle vere e proprie amicizie, vero Martina? Sì, certo, sì, sì, sì. Siamo anche molto legate, abbiamo il libro, è il nostro primo progetto, poi abbiamo il secondo progetto, le fotografie. Il Veggie Seno, il Veggie Seno, questa sì, mostra fotografica, sì, c'è stata ai primi di febbraio, sì, dove? Allora, Soglio Santa Caterina. A Bagno Arripoli. Il patrocinio del comune di Bagno Arripoli, che ha messo a disposizione questa chiesa meravigliosa. E abbiamo esposto le nostre fotografie nelle quali le donne erano ritratte insieme alla frutta e alla verdura e credo che sia stata una soddisfazione per loro, almeno sì, per sì, me molto. È stata è stato molto emozionante anche il fatto di fare queste fotografie, eravamo tutte insieme, abbiamo passato una giornata bellissima e abbiamo fatto queste foto bellissime che noi abbiamo sì, visto e sì, che abbiamo presentato sì, poco dopo la vostra mostra, sì, in cui è stato un modo di mettersi a nudo e con molta ironia, di cui appunto parlavamo prima, affrontare anche quello che un pochino avete vissuto, sì, insomma, per sì, sdrammatizzare un po'. Sì, perché ognuno ha un percorso diverso anche di anche come affrontare la malattia, qualcuno reagisce in un modo diverso, dipende anche dal carattere, vero? Certo. Dunque, e poi dalla fortuna di trovare anche un bel gruppo di persone, sì, e dalla fortuna anche di avere delle strutture che possono sì, offrire anche questo tipo sì, di aggregazione, perché sì, parliamo sempre dei pazienti, ma spesso ci dimentichiamo di parlare di quelle persone che di mestiere curano. Vi sì, curano sì, sotto ogni profilo, quindi dal profilo ovviamente psichico, certo, emotivo, a quello meramente, che poi meramente non è, ma del fisico e quindi sì, del proprio corpo, ecco, come i medici, sì, che Dio naturalmente ce ne mandi sempre di valenti, di volenterosi e di così attenti anche a effettuare la terapia al di fuori delle mura ospedaliere, perché è lì che veramente si combatte l'MO, il male oscuro, come si dice. Credo che questa sia la testimonianza, no? Che la integrazione tra le varie discipline, brava, è fondamentale. Perché le malattie, quella oncologica, ma in generale la malattia è qualcosa di complesso che investe sì, la persona sì, non soltanto dal lato fisico ma anche da quello emotivo. E quindi affinché il percorso di cura e di riabilitazione abbia successo è veramente fondamentale che i vari professionisti riescano a lavorare insieme, a collaborare, a integrarsi. E questa nostra esperienza credo che dimostri chiaramente come questa volta ci siamo riusciti e cercheremo di andare avanti, perché ovviamente poi il successo richiama successo, il successo, no? E ci e si abitua e quindi forse si volveranno tutta tana, esatto, e allora intanto siccome loro sono allacciatissime, bravissime, hanno tagliato la zucca sì, e il porro che sta naturalmente rosolando con sì, l'olio d'extravergine d'oliva sì, e così come il pane raffermo, esatto, si prenderà sì, questa doratura e questa croccantezza. Sì, sì. Poi che cosa stai facendo tu? Allora, noi abbiamo preparato a casa il brodino, perché qui se no certo, non ce la facciamo, per esigere brodino e si fa con sedano, carote e cipolla.
vero? Sì. Che è il brodo vegetale. Mi raccomando, non andate a comprarmi il dato, perché è facilissimo fare il brodo, ci vuole qualche ora, però alla fine se ne preparate un po' di più si può anche congelare e poi ce l'avete pronto. Certo. Perfetto, sì. Allora Stefania aggiunge il brodo. Ecco il brodo. Così. Il termos, che professionalità. Ecco, un po' di sale, un po' di pepe. Ecco. Mettiamo un po' di sale. Un pizzichino di sale, perché insomma sale non troppo, qua c'è la dottoressa che dice non troppo. Sale non troppo. Mi sta nelle retrovie la dottoressa, aspetta l'ascolto, è tanto magra, faccio due minuti, in due secondi. E mettiamo anche un po' di paprika dolce. Anche la paprika. Anche la paprika. È un buon antiossidante, anche la paprika. E quindi va benissimo, non solo per il nostro contro l'invecchiamento dal profilo estetico, ma proprio contro l'invecchiamento delle nostre cellule. Perché quando siamo in prossimità di una patologia ascrivibile ovviamente alla fattispecie dei tumori, certo, si parla sempre di cellule che impazziscono, ma impazziscono ma anche perché sono deteriorate, e quindi contro il deterioramento della cellula del nostro corpo, eccole qua. Noi usiamo tutti gli antiossidanti, tutti gli antiossidanti. Achili, aiosa, vai, impaccate come se non ci fosse un domani. Tanto fa bene. Sì, poi ringiovaniamo anche, no? Certo, Cocoon. Cocoon experience. Sì. Certo. Sì. Beh, siete donne, siete mamme, ora parliamo un po'. Siete mamme? Io sì. Io no. Te no. Una mamma e una non mamma. Ma guarda, quanti figli tu? Una. Vabbè, insomma. Femmina. Donne meravigliose. Tutte femmine. Tutte femmine. Oh, ma la femmina solo a te, non ho capito. Io vorrei la femmina. Se no, ti le do tutte le mie scarpette, tutti i miei vestitini, tutti i miei smaltini. Io sono nata femmina, ma fin da piccolissima. Io proprio... A 3 anni volevo usare lo smalto. Buongiorno, ragazzi, ti vedo al mattino. Mia dai, mio papà, le mani nei capelli. Poi dopo avevo un maschio e poi volevo un'altra femmina. Quindi ce n'è per tutti. Ce n'è per tutti. Tutti anche possiamo salutare Lorella, che è una nostra amica del gruppo. Era la nostra chef, era che non è potuta venire oggi. Però oggi non è potuta venire per motivi di salute. Si è fatto un piccolo interventino, gli vogliamo fare tutto bene? Tutto bene. Lorella, sei nei nostri cuori, sei qui con noi, anzi, te lo voglio dire subito, riprenditi, guarisci, ma non mi ha finita qui, No, la prossima volta. C'è la prossima volta, viene lei a cucinare. Buona. Ma vieni, ma io ti aspetto, te non lo so, perché dici questa chiacchiera e basta, ma noi ti aspettiamo, Allora, arriva. Faccio l'invito ufficiale a Lorella. Lorella, riprenditi e poi ti vogliamo qui. Con noi. Assolutamente. Arriva. Promesso, Lorella, sì, è la nostra cuoca. Sì. Molto dinamica e quindi di sicuro farà velocemente a riprendersi e arriva. Certo. Com'è lavorare con queste donne? È una grande soddisfazione, è una grande gioia, perché... ci danno tantissimo. E vedere una donna che rinasce è sempre una grande allegria. E quindi, siccome io so che poi prima o poi rinascono, certo. aspetto, perché bisogna imparare anche ad attendere. Però con la pazienza e la resilienza. Ognuno ha i propri tempi, ma prima o poi arrivano e diventano creative, come vedete. E riescono a condividere, perché la condivisione in un percorso difficile, certo, la condivisione è importante, è fondamentale, aiuta a capire che ciò che noi stiamo provando in quel momento non è solo nostro, ma che è anche degli altri, e quindi possiamo provare empatia per gli altri e questo ci unisce tantissimo. In maniera direi indissolubile. Direi di sì. Che punto siamo qui? Per quanto deve cuocere? Questo pane si può anche togliere. Il pane lo possiamo già anche togliere. Quasi. Ecco. Sì. Bene. E quello si spenge. E quello normalmente dovrebbe cuocere un po' di più. Bene, cosa? Il pane? No, la zucca. La zucca. Per quanto deve cuocere? Così noi diamo i tempi, perché noi ci siamo premuniti della zucca già fatta per esigenze di produzione. Esatto. Quindi a questo punto, con questi ingredienti, quanto deve cuocere la zuppa di zucca gialla?
Ma tutto dipende anche come si taglia la verdura e comunque quando la zucca è bella morbida vuol dire che è già cotta. Ah, ecco. Che diventa come una crema, poi si scioglie da sola. Si scioglie da sola, dunque non va passata. No, dopo la passiamo, dopo la passiamo comunque perché abbiamo anche il porro, dunque si passa al mini pimer e la vogliamo far vedere passata al mini pimer oppure no? Vogliamo già provare a farlo? Aspettiamo sì. Due minutini, facciamo vedere come si frulla. Come si frulla e poi facciamo vedere invece il piatto finito e come lo riscaldiamo, perché se lo sono già portati, come diventa. Sì. E io l'assaggio. Ah, certo. Okay. Perché questo è il mio sporco lavoro, e questo duro, sporco, bruttissimo lavoro, qualcuno dovrà pur farlo in questa cucina. Mi sembra che comunque è difficile per te far assaggiare le cose o assaggiare le cose. Ma è difficilissimo. Si vede. Durissimo. È un sacrificio. Un sacrificio. C'è una buona gustaia. La vita è fatta di belle cose e quindi se non assaggi, se non provi quello che di bello la vita ti offre, e con quello di bello intendo il cibo, le cose naturali, i sentimenti, le emozioni, quelle cose sane che viviamo a fare. Certo. E quindi ne prendiamo a piene mani. Sì. Con questo io dal paracadute non mi butterò mai, ma non mi interessa proprio. Sto parlando delle cose anche più semplici, più banali. C'è una cosa molto bella. Quando spesso dobbiamo scendere a patti con la sofferenza di una malattia, sofferenza di dover superare un ostacolo, una situazione insormontabile, riusciamo ad apprezzare quelle piccole e semplici cose che spesso abbiamo l'errore, per la nostra natura fallace umana, di non considerare. E il cibo e i suoi odori, sto dicendo questo perché sento degli odori veramente molto belli, sono una di queste. Io, dopo che sono stata ricoverata per molto tempo all'ospedale quando ero giovanissima e ho rischiato anch'io un pochino nella mia vita, ricordo piacevolmente l'odore della moca del caffè. E mi è rimasto proprio nell'imprinting, quasi come esperienza flaberiana, come proprio un rito di vita, ecco, il caffè. E non è forse quello che ci spinge a continuare, a provare e anche a cucinare. Però non mi deve... La tua ricetta del cuore è il caffè. Sì, perché la so far bene, almeno quello, con la moca. Fare il caffè è un'arte, semplice. Ecco, puoi dirlo per favore a mio marito? Sì. Marito, sì. Ascolta. Puoi gioire, perché fare il caffè è un'arte. Anche non con la moca. Tutti lo sanno fare, certo. Chiaro? Dobbiamo mettere la Io lo faccio anche qui, il caffè, tutti sono contenti, quindi vuol dire che io il caffè lo faccio bene, punto e chiuso, basta. Ed è una gran fortuna. Riabilitiamo la figura casalinga della conduttrice. Certo. Chi è meglio? Allora, facciamo vedere come si gira questa zuppa e poi io... Dov'è andata la zuppina mia? Qui. La mettiamo qua, sai. Quasi. No, non la far vedere, ferma, dammela. Tieni. Spengo. Già riscaldata, no? La riscaldiamo un altro 30 secondi. Vai. Attenzione, vai. Proviamo senza non fare troppi casini. Vai. Ecco. Ah, direttamente in padella. Ma certo, sì. Sì. Attenzione. Il bello della diretta. Sì. Lo schizzo della zuppa gialla. Ça va sans Dio. Detto anche francese, visto o no? Ecco. Quindi così, e poi deve diventare una crema. Naturalmente una crema, ora noi facciamo più fatica perché la cottura non è quella giusta. Ecco. Però così diventa una crema, si può mangiare anche la sera, vero? Certo, non rimane assolutamente indigesta, è ottima, scalda la pancia e il cuore. E il cuore. Mm-hmm. Ecco, bene, basta Matti, tanto abbiamo fatto capire, perché noi abbiamo il trucco. Allora, aspettate un attimo che ve lo faccio vedere io il trucco qual è. Non sono sparita, sono sempre qui, arrivo. Arrivo. A quel punto la groviera quando l'aggiungiamo? Ma la groviera si potrebbe mettere, però a questo punto dobbiamo gratinarlo. Ah, ecco, quindi invece abbiamo preso del parmigiano, adesso... Eccoci, guardate che bellezza è questa qui. Io mi premunisco del cucchiaio. 4-5 pezzettini di pane. Per me, devo assaggiare, Elisabetta. Certo, 5 pezzettini di pane sopra. Sì, sì, buttiamoli. Evviva il carboidrato complesso, vai. È un piatto ci vogliono anche quelli, è un piatto completo, ecco.
È buonissimo. E ora io l'assaggerò. Aspetta, fiorellino, mettiamo anche un po' di... E un girino di olio aromatizzato. Al rosmarino, perché il rosmarino fa bene. Il rosmarino fa bene al tono dell'umore. Eccoci. È un antibatterico, è un antisettico. Un pochino di parmigiano anche. Lo vuoi assaggiare col parmigiano? Vai, vai, certo. Cena completa. E cena completa. Certo, c'è tutto. Proteine, del formaggio, grassi. Grassi, vitamine. Tutto. Tutto. È perfetto per la sera. Diamo un peso a queste emozioni, eh? Buon appetito. Buon appetito. Un, due, tre, che la zuppa gialla, di zucca gialla, venga a me, zuccona, che non sono altro. Com'è? È buonissima. Mi piace, è veramente buona. Bene, siamo contente. Sì. Sa, profuma di salute. Io ringrazio queste meravigliose donne, grazie a te. Grazie a te, davvero. Le mie super, le mie Wonder Woman, grazie, di oggi, alcune delle mie Wonder Woman di oggi. Io vi ringrazio per essere state con noi, veramente tanto, perché grazie quello che avete dato a me e ai nostri amici e alle nostre amiche a casa è veramente una lectio magistralis, di quelle che spesso non si imparano a scuola, ma si imparano tutti i giorni, quello che è il mestiere della vita. Grazie davvero a queste donne meravigliose, orgogliosa di essere dello stesso genere. E dopo questa, che momento c'è? Il momento imprescindibile, quello di più volte al giorno, rappresentato ovviamente dall'informazione, quella del TG38 e noi con Tadà. Ci vediamo domani, un bacio a tutti, ciao! Uno, due, tre, quattro. Ultimo saluto al capitano, oltre 10.000 persone commosse in piazza Santa Croce per i funerali di Davide Astori, morto nel sonno domenica scorsa a soli 31 anni, colto da malore il padre della compagna. Uniti nel dolore le principali personalità del mondo dello sport e del calcio italiano presenti alle esequie, cori e applausi per l'arrivo della Juventus a Firenze. Città in lutto, sciarpe viola alle finestre, bandiere a mezz'asta e un minuto di silenzio per omaggiare il calciatore scomparso. L'omicida chiede perdono, Roberto Pirrone in lacrime e si pente per aver ucciso il senegalese Idiene sul ponte Vespucci a Firenze, scusandosi con la famiglia, nessun movente razziale. Molestatore in manette, palpeggiamenti e percosse su sei donne in un solo pomeriggio, per questo a Pisa è stato arrestato un 25enne senegalese già in carcere. Il giorno delle donne, celebrazioni in tutta la Toscana per l'8 marzo, feste ed eventi nel Consiglio regionale, ma anche una giornata dedicata alla salute e alla prevenzione. Benvenuti ad una nuova edizione di TG38, il telegiornale della Toscana. Questi erano i nostri titoli. In apertura, ovviamente, i funerali di Davide Astori. Una giornata che Firenze difficilmente dimenticherà, di grande dolore ma anche di grande unione in piazza Santa Croce, dove sono arrivati applausi anche alla delegazione della Juventus da parte dei tifosi gigliati, presente alle esequie del difensore scomparso a soli 31 anni, il capitano della Fiorentina. Vediamo il servizio e poi sentiremo anche il commento del sindaco Dario Nardella nel giorno di lutto cittadino.